Buonasera a tutti, sono Marzia di Turismo Valbondione. Siamo qui per presentarvi il calendario eventi inverno di Turismo Valbondione. Iniziamo con elencarvi le principali manifestazioni in programma. Innanzitutto, a grande richiesta, ritorna a Fiume Nero il 27 e 28 dicembre il Presepe Vivente, organizzato dagli Amici del Presepe. Quest'anno ci regaleranno anche una terza giornata, il 4 gennaio, con la tradizionale rappresentazione dell'arrivo dei Re Magi per le vie della Contrada. Il 30 e 31 dicembre invece ci sarà un evento innovativo in carrozza per le vie del paese, visita in carrozza trainata da cavalli lungo le vie delle contrade di Valbondione. Dal 2 al 4 gennaio vi aspettiamo numerosi ad assistere alla realizzazione delle sculture di neve. Durante queste giornate, sette coppie di artisti scolpiranno sette blocchi di neve, 2 metri per 2 per 2, per le vie del paese sul tema della natura e dello sport in montagna. Diciamo quindi che il nostro è un calendario ricco di eventi, ci sono circa una quarantina di eventi in calendario. Durante il periodo natalizio potrete assistere a concerti, giornate di animazione per bambini, mercatini per hobbiste, hobbisti, ciascolate all'osservatorio. Diciamo che la stagione inizia sabato 6 dicembre con il film, con la proiezione del film L'ultimo pastore presso l'oratorio di Valbondione. Domenica 7 invece ci sarà l'evento Aspettando Santa Lucia, la proiezione del film Frozen, a seguire una merenda per tutti i bambini e il lancio di palloncini con letterine per Santa Lucia. Lunedì 8 invece inizia l'iscrizione al concorso per i presepi. È un concorso aperto a tutti che premia i presepi più belli realizzati all'aperto nel comune di Valbondione. Sabato 13 invece ci sarà un'esibizione di tango argentino e ballo liscio presso la sala polifunzionale. Per seguire tutti gli eventi, seguiteci sul nostro sito www.turismovalbondione.it oppure sulla nostra pagina Facebook Turismo Valbondione. Innanzitutto un ringraziamento doveroso al direttivo di Turismo Valbondione che ha lavorato con passione e dedizione affinché ha portato un pacchetto turistico di un calendario molto ricco di eventi, cercando di coprire tutte le esigenze delle famiglie, dei giovani, dei bambini e degli sportivi. Il primo passo in avanti è stato lo strutturamento con la fusione di Promoserio, ci ha portato a lavorare in rete nel far sì di potenziare al meglio il nostro territorio. Tutti questi passaggi portano migliorie che il turista vede e rende meglio la visione nel nostro territorio. Un altro punto a favore è stato il coinvolgimento dell'Associazione Giovani, di cui il Presidente è all'interno del direttivo, e rende noto che i giovani credono nel nostro territorio, dato che i giovani sono il futuro. Il primo passo è stato fatto. Cercheremo di viverlo al meglio e di migliorare ancora di più. Noi lavoriamo per il turista, tutto quello che il turista ci chiede, ci rende noto, lavoreremo affinché si riesca a realizzare.